Devo essere molto onesto con voi. Pensare che oggi è l'11 di ottobre, pensare che oggi la Juventus si gioca una partita abbastanza da dentro fuori, nel vero senso della parola, la Champions League. Pensare che tra un mese ci sarà il Mondiale, pensare che al momento siamo ottavi in Serie A e leggere sui social e sulle prime pagine dei giornali che la Juventus sta pensando a Milinkovic-Savic in chiave mercato. Mi abbatte, intanto perché è un nome che circola da anni, è un po' stato come il ritorno di Pogba, è un giocatore che è sempre stato accostato alla Juventus e che poi se l'è fatta davvero dopo 7 anni dalla sua partenza. Magari un giorno si farà pure Milinkovic-Savic, ma inizia a invecchiare, no? Pure lui. E quindi diventa più probabile magari ogni anno che passa, però con tutte le premesse del caso, tempismo, momento, partita decisiva, parlare di mercato, mi cascano e basta, perché oggi bisognerebbe soltanto concentrarsi su una partita molto delicata e che cercheremo di analizzare preventivamente già nella partita di oggi, nel video di oggi pre-partita. Quindi scarichiamo assolutamente Numero 10, trovate il link qui sotto in descrizione, applicazione completamente gratuita che tra l'altro ospita diversi miei contenuti e vi può far vincere una maglia della vostra squadra del cuore semplicemente scaricandola in maniera gratuita, iOS e Android. Ragazzi, Maccabi, intanto giochiamo alle 18:45. Segnatevi questa cosa perché probabilmente i più non lo sanno, anche ieri ne parlavo con un mio amico e mi ha detto: ma come giochiamo alle 18:45? Sì, quindi appuntatevi questo orario, scolpitevelo, magari state uscendo da lavoro, magari siete bloccati nel traffico, potete iniziare a vederla insieme a me in live reaction e poi quando arrivate a casa potete accoppiare la live reaction pure alla partita. Ci vediamo su Twitch intorno alle 18, giù di lì e poi parliamo di Maccabi. Vi ricordo che oggi alle 13 esce anche la puntata della YouTuber League Juventus Inter sul canale Federico Marconi. Ore 13 ci sarà la premiere e vedrete la partita di oggi, la partita veramente importante di oggi, non Maccabi Juve. No, a parte gli scherzi, Maccabi Juve, ragazzi, Maccabi Juve. Io ieri ho analizzato la conferenza stampa pre-partita e vi ho detto chiaro e tondo che non mi è piaciuto il modo in cui l'allenatore ha messo davanti alle sue responsabilità i giocatori, cioè in questo momento qui, cioè io mi ricordo nel momento in cui tutto andava male, Andrea Pirlo, che dice: la colpa è mia, l'allenatore sono io e quindi le responsabilità sono mie. E ricorderete che all'epoca quelle parole le commentai in maniera positiva, dicendo: Pirlo si sta prendendo delle colpe che in questo momento non sono tutte sue, ne ha tante, sì, come Allegri, ma non sono tutte di Allegri e non erano tutte di Pirlo, e sta facendo da scudo umano con il suo corpo, un po' per cercare di proteggere il gruppo e i suoi ragazzi. In questo momento non sto vedendo la stessa cosa da parte di Allegri, e magari sono due allenatori differenti, due persone differenti, due modi di ragionare differenti. Però Allegri che mi parla di cuore e passione, quasi come se fosse unicamente quello il problema, mi parla degli errori dei giocatori, ma non mi va mai a fare un'analisi e non va mai a interrogarsi del perché a Vlahovic non arrivino 3 palle gol giocabili, perché i giocatori sull'esterno Kostić e Cuadrado non saltino mai l'uomo, perché quelle sono per forza di cose indicazioni tattiche, perché sono sicuro che se Cuadrado e Kostić iniziassero a saltare un po' più l'uomo, magari non sono più in grado di farlo. Può essere, però allora qua cadiamo all'interno di una percezione errata del mercato che è stato fatto quest'estate, perché sugli esterni c'era da intervenire di più e secondo me questo è un dato di fatto. L'unico giocatore che crea uno contro uno in questa squadra è Di Maria. In questo momento è Di Maria. E noi non è che possiamo stare qui a dire: però torna Chiesa tra un po'. Eh sì, ho capito, ma Chiesa torna un crociato, cioè non aspettiamoci un Chiesa che sarà già pronto, pimpante, bello, forte, perché intanto oggi si allena con l'Under 17. Questo è sicuramente un buon dato di fatto. Non ho capito se sarà un allenamento completo o se sarà addirittura un amichevole, però sono dei piccoli passi in avanti verso il ritorno di Federico Chiesa all'interno della Juventus. Però capito bene che ci sono dei problemi strutturali proprio, no? La squadra va in campo e i giocatori fanno probabilmente
il 30, forse 35-40% di quello che potrebbero fare potenzialmente questi calciatori. Cioè, in questo momento non si sta riuscendo né a prendere fuori il meglio dei singoli, né nemmeno purtroppo il meglio dalla squadra. Non c'è un vero e proprio spartito da suonare, perché io sono d'accordo che questa squadra debba ritrovare solidità, debba ritrovare compattezza, debba essere più attenta nelle fasi difensive, però a volte sembra che ci si concentri unicamente sulla fase difensiva, quando in realtà noi abbiamo bisogno decisamente di fare meglio in fase offensiva prima di tutto. Perché sono convinto che se questa squadra decidesse di difendere un po' meno il risultato, e a volte il risultato che difende non è un risultato positivo, e riuscisse a mettere più palloni all'interno dell'area di rigore, perché è lì che fai male, eh? Dov'è che fai il gol? E quindi segni e quindi vinci la partita. In area, a meno che tu non ti possa inventare un tiro da fuori, o magari un calcio di punizione, un rigore, un calcio d'angolo, però capite bene che quelle sono cose a parte. Se dobbiamo fare un'azione di gioco, noi dentro l'area di rigore ci arriviamo di rado, veramente di rado. Cioè, il velo dell'altra sera di Vlahovic e Milik contro il Milan, quella è un'opzione che può nascere, non è niente di che, è una palla dall'esterno, un velo, e magicamente abbiamo un'occasione. Però perché dentro una partita come quella col Milan, di quelle occasioni lì ne crei una, ma non di quelle occasioni lì costruite, di occasioni da gol? È questo che secondo me dovrebbe essere anche un po' il mea culpa dell'allenatore, che mi auguro che in conferenza stampa dica una cosa e nel suo intimo, nel suo privato ne pensi e ne dica, ne analizzi un'altra. Però quando poi in conferenza stampa l'unico messaggio che passi è il calciatore non ci mette ancora passione, il calciatore fa l'errore, capite bene che mi girano, perché l'allenatore non può dire queste cose. Ieri penso di aver sviscerato abbastanza bene l'argomento, qualcuno non era d'accordo con me, ci sta, però io tra le righe ho letto quello, e proprio perché tra le righe ho letto quello, io prima della conferenza stampa avevo twittato e riportato anche su Instagram un messaggio, e cioè io direi di stare attenti al Maccabi, perché se non fai la partita che hai fatto allo stadium col Maccabi, esclusi gli ultimi 15 minuti, c'è caso che poi la sorpresina te la facciano. Per sorpresina pensavo a un pareggio, quindi la possibilità di non prendere 3 punti. In questo momento, con anche la conferenza stampa di ieri e il messaggio che secondo me passa davvero alla squadra, io vi dico che oggi ho non dico paura di perderla, ma quasi la certezza di perderla, o comunque la certezza di non vincerla. Io oggi sono estremamente negativo nei confronti di questa partita, perché in un momento di difficoltà come la sconfitta post Milan, in un momento di difficoltà come la gara decisiva dentro fuori stagionale all'11 d'ottobre contro una squadra che sulla carta sicuramente è più scarsa di te, sicuramente non si sta cercando quella compattezza, non si sta cercando di cementificare questo gruppo di persone, di giocatori, si sta cercando invece di metterli di fronte all'evidenza dei loro limiti che hanno dimostrato fino adesso. E questo pugno duro in un momento in cui abbiamo dei seri problemi psicologici, ma pugno duro mediatico, pubblico, perché pugno duro nella sacralità dello spogliatoio, nella sacralità dell'allenamento è un conto, ma questo pugno duro, questo bastone a livello mediatico di dichiarazioni, insomma, è un boomerang negativo, perché i calciatori li ascoltano le conferenze, perché Rabiot era lì di fianco, e magari quando gli chiedo allora com'è andata gli racconti, dice non ci mettiamo cuore e passione, facciamo troppi errori, e il messaggio si diffonde come un virus, una macchia d'olio all'interno dell'ambiente. E in alternativa se l'ascoltano semplicemente, diranno ma scusa, ma cosa stai dicendo, perché è così. E quindi oggi ho veramente paura di perdere questa partita. Secondo me sarà molto simil Monza. Col Monza pensavo di aver toccato il fondo. Io temo che il fondo verrà toccato oggi, perché in campionato puoi ancora sbagliarne una, può capitare quella partita clamorosa che perdi, però se la sbagli in Champions questa partita, e dopo aver già sbagliato PSG e Benfica a livello di risultato, e col Benfica anche a livello di prestazione, col PSG ti sei un po' salvato nel secondo tempo, perché ribadisco c'è un problema di limiti mentali oltre che fisici in questa squadra, se la sbagli in Champions col Maccabi
in una trasferta difficile, perché nessuno dice che si è fatta una trasferta difficile anche a livello geografico, in mezzo alla settimana dopo la sconfitta col Milan. E questo può sicuramente essere un tema, e sicuramente sarà un tema, per una trasferta difficile, su un campo difficile, con una tifoseria calda, contro una squadra che ti ha dimostrato di avere delle folate di un certo tipo, che se tu non stai concentrato ti fanno gol, ed è per quello che vi dicevo, a me la Juve è piaciuta l'altro giorno col Maccabi, tranne quando abbiamo fatto quei cambi, e vi dicevo, non mi sono piaciuti i cambi Allegri, non mi hanno convinto, perché si è andata ad interrompere quello che di buono si era fatto durante la gara. E infatti hai abbassato il baricentro, hai abbassato la concentrazione, hai abbassato il pensiero, il ragionamento dentro il campo, e loro sono venuti fuori. Se noi entriamo in campo così, la frettata è fatta. E ribadisco, secondo me oggi la squadra non è serena, perché questa squadra ha dei limiti mentali in questo momento. E sentire anche l'allenatore, che invece che fare un passo indietro, lui fa due passi avanti e dice che è un discorso di cuore e passione, quindi dei calciatori, è un discorso di errori. Secondo me questa partita non si vince, e anzi forse probabilmente non si pareggerà nemmeno. Io ho la convinzione di perdere oggi, la convinzione di perdere, di andare lì, sottovalutare un avversario, pensare di che tutto ci sia dovuto, pensare che vabbè, sai, però il Milan è un conto e adesso questi l'altro giorno ne abbiamo battuti. Ne è pieno il calcio di questi esempi. Poi mi auguro di essere in errore, mi auguro di essere super mega iper negativo e critico in questo momento, e che tutto quello che vedo possa essere nero. Mi auguro di fare la più bella partita della stagione, ma ho veramente paura che questa partita nello specifico possa diventare la nostra Caporetto. E attenzione, perché poi c'è il derby, e io ieri sera ho guardato la classifica e ragazzi, abbiamo il Monza attaccato, Torino attaccato, l'Udinese sopra, l'Atalanta sopra, Fiorentina che ieri ha perso 4-0 con la Lazio comunque attaccata. Io non so se ci conviene guardare in alto in questo momento, per quelli che sono i presupposti, no, di questa squadra, per quelli che sono i presupposti. Squadra che quando riesce a trovare una partita fatta bene fa dei piccolissimi passi in avanti, e che poi arriva una partita di un certo tipo, di un certo livello come il Milan, o di una certa importanza come quella di oggi con il Maccabi, e col Milan i 5 passi indietro li hai fatti e oggi rischiano di diventare 10, oppure rischiano di diventare ulteriori passi in avanti. Però sta alla Juve, perché ho la sensazione che questa squadra vada in campo a fare un certo tipo di prestazione a seconda di come si sveglia la mattina, più che dello stato fisico dei giocatori, più che del modo in cui viene preparata la partita allenatore. Mi sembra veramente una squadra troppo umorale, e quindi l'unica cosa che posso sperare è che la notte di Haifa sia stata tranquilla per la Juventus e che possano svegliarsi con il piede giusto. Spero che abbiano messo il piede giù dal letto nel verso giusto. Dai, diciamo così. Fatemi sapere se anche voi siete estremamente negativi in questo momento, o se invece siete un po' più positivi, riuscite a darmi un po' più di carica con dei commenti del tipo no, oggi vinciamo, me lo sento, sono sicuro 100%. Beati voi, perché in questo momento faccio un po' fatica.